speravamo di incontrare una buona squadra perché la conoscevamo e in effetti è stata così. Siamo andati subito sotto e poi non siamo riusciti più a recuperare, come ci è capitato altre volte. È stata una prova comunque, fino al 4-4 siete riusciti a rimontare, avete fatto una grande prestazione fino a quel momento, ma cosa è successo? Ma non è che abbiamo fatto una grande prestazione, oggi credo che non abbiamo proprio giocato, non siamo scesi proprio in campo neanche dal primo minuto in poi. Già era successo altre partite, poi avevamo reagito. Oggi comunque ho visto una squadra proprio ferma e non riuscivano a fare niente, non so preciso il motivo, ne parleremo in settimana, però comunque mea culpa tutti quanti, compreso io, però non riuscivamo neanche, cioè non c'era gioco, non c'era niente, eravamo statici, fermi. Abbiamo subito dal primo minuto, quindi il pareggio è arrivato, ma comunque sempre soffrendo, insomma, alla fine penso che il Maddaloni abbia meritato ampiamente la vittoria. E 3 punti in 4 partite, comunque un bottino che va migliorato nelle prossime partite. Quali sono gli obiettivi comunque di questa squadra? Dove può arrivare secondo voi la vostra squadra? Gli obiettivi, abbiamo parlato già altre volte, ho detto che dovevamo fare una salvezza tranquilla, però comunque non possiamo scendere in campo così, perché sono 3 partite, 3 pareggi, sempre sempre sotto di un gol, 2 gol, addirittura sabato scorso di 3 gol abbiamo recuperato. Non è che puoi sempre recuperare 2-3 gol, oggi ci stava riuscendo lo stesso, però poi alla fine è andata male. Credo che comunque bisogna cambiare rotta, altrimenti questa è una media retrocessione, insomma, guardiamoci chiaro, 3 punti, 4 partite, una media retrocessione. È vero, abbiamo incontrato buone squadre fino adesso, però ciò non giustifica la prestazione. Sì, l'importante è portare a casa i 3 punti, è stata una partita un poco brutta, perché un po' fomentata da qualcuno. Sì, perché calcettisticamente è brutta da vedere, sinceramente. Abbiamo giocato benino il primo tempo, poi al secondo tempo siamo scesi anche noi nella bagarre, abbiamo perso la testa, ho fatto io personalmente qualche errore, ho regalato qualche gol. Okay. Però l'importante è portare a casa la vittoria. Sì, avete fatto 12 punti in 4 partite, quindi siete molto soddisfatti. Dove può arrivare questa squadra? Ve lo aspettavate dall'inizio, questo rendimento della squadra? No, non me l'aspettavo di stare a punteggio pieno. Dove possiamo arrivare? Sta solo a noi. Io, per quanto riguarda l'obiettivo della società, è quello di mettere quanto più punti il più presto possibile. Il capitano è un pilastro di questa squadra, sono anni che lo è, lo conferma anno dopo anno e ce lo teniamo bello stretto.